Good morning, Lecco. Di Introzzo e Tremenico, provocando altresì, scusate, una piena straordinaria del torrente Varrone, fortunatamente ben mitigata dalle opere a difesa dell'abitato realizzate dopo l'alluvione subita nel 2019. C'è anche un video che spero possiate vedere dalle immagini del torrente, insomma, in piena dopo le importanti precipitazioni di stanotte, che hanno fatto seguito già a quelle avvenute l'altro ieri, insomma, notte, che ha causato importanti danni nel Meratese e soprattutto nel Comasco. Sempre appunto sulla paginata che Lecco Online dedica, aggiornata questa notte intorno alle 4:30, diverse le foto e anche una dichiarazione del sindaco di Dervio, Stefano Cassinelli, che ha detto come da progetto hanno bloccato, riferimento appunto alle briglie realizzate a monte del paese, hanno bloccato un'enorme quantità di materiale, evitando il ripetersi dell'evento del 2019, quando il legname nel Varrone aveva creato una diga al ponte della ferrovia, provocando l'esondazione. Problemi rilevanti si sono avuti sul cantiere per il rifacimento degli argini, ma sono stati danneggiati solo i veicoli della ditta impegnata nei lavori. Impressionanti le immagini, con camion e scavatori finiti per trovarsi travolti dalla piena straordinaria. Il pezzo poi prosegue, le immagini sono diverse, fornite dai vigili del fuoco in azione tutta notte per scongiurare cause, insomma, e conseguenze peggiori di quante appunto possiamo leggere questa mattina. Adesso passiamo ai cartacei, la prima pagina della provincia di Lecco quest'oggi, diverse notizie tra lupi che vengono intercettati sul Barro, tuffi pericolosi a Dervio, l'intervento del sindaco, ma anche si torna a parlare del Bione, del palazzetto, del centro sportivo comunale, che è oggetto di una serie di lavori. Andiamo a leggere velocemente l'articolo. Il palazzetto si fa più bello e capiente, i lavori riguardano una tribuna telescopica da 170 posti, il nuovo impianto di illuminazione, un intervento di 180.000 euro entro fine mese, gli interventi di riqualificazione saranno terminati. Il palazzetto, che ha ospitato tra gli altri il campionato della serie A2 della Picco Lecco, ha appunto oggetto di una catena di interventi portata avanti proprio dal comune di Lecco, con un investimento pari appunto a 180.000 euro, sostituzione delle tende, ampliamento della tribuna e sostituzione dell'impianto di illuminazione. Tutti i dettagli di questo intervento li trovate a pagina 25 della provincia di Lecco, e c'è anche una dichiarazione dell'assessore ai lavori pubblici del comune di Lecco, Maria Sacchi, che ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda i lavori esterni al Bione, quindi non più del palazzetto, sottolineando il fatto che ci sono dei ritardi per quanto riguarda gli interventi relativi agli spogliatoi del campo 1, a seguito di lavori fatti sui sottoservizi. La realizzazione del rettilineo indoor e della pista di atletica si è fermata per consentire il posizionamento delle torri faro, che si sta effettuando questa settimana. Dopo il posizionamento procederemo con la realizzazione del rettilineo. Ricordo velocemente, la provincia di Lecco ricorda anzi l'inizio del Lecco Film Fest. Passiamo appunto alla cultura e a questa kermesse che da 4 anni appunto è giunta alla sua 4ª edizione, è ospitata a Lecco, una serie di incontri, non solo film, non solo pellicole, documentari, ma anche interventi e discussioni, insomma, tra attori emergenti, musica e media.
media. L'Ecco Film Fest da oggi in città, tutto è cinema, è articolato in 5 giorni, ci ricorda Gianfranco Colombo, pagina 27 della provincia di Lecco. Fino al 9 luglio il festival offre un ricco programma distribuito in un format che prevede formazione al mattino, talk nel pomeriggio, proiezione in serata, la presenza di ospiti d'eccezione, artisti e maestranze del mondo del cinema, musicisti e giornalisti. Tra gli altri ricordiamo l'attore Carlo Verdone e il regista Bellocchio. Sulla pagina 27 trovate tutto il programma completo dei vari eventi, appunto, di questi 5 giorni. Restiamo sulla provincia per una notizia che vi ho citato in apertura, che riguarda l'avvistamento di un lupo alle pendici del Bar. La segnalazione è arrivata dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Giacomo Zamperini, che appunto ha riportato questa segnalazione avvenuta nei boschi di San Michele, quindi ci troviamo a Galbiate. Le immagini risalgono al 19 giugno scorso e immortalano l'animale selvatico. Zamperini ha detto: costruiremo una commissione ad hoc. Le immagini appunto sono già state vagliate dagli esperti della regione, che propenderebbero per il fatto che si tratti realmente di un lupo, ma la certezza potrà arrivare soltanto dopo che saranno eseguite le analisi sui resti di una capra sbranata nella medesima zona. E poi gli interventi che verranno fatti proprio per gestire questa situazione: alcune linee insomma di intervento che riguardano il monitoraggio, azioni di prevenzione e indennizzi agli allevatori. Appunto sono le tre direttrici in cui ci stiamo muovendo, ha detto Giacomo Zamperini. L'articolo completo con tutti i dettagli lo trovate a pagina 32 della provincia di Lecco. E passiamo adesso al Giorno, che ci racconta di un importante riconoscimento che alcuni studenti e studentesse dell'Istituto Superiore Badoni di Lecco hanno ottenuto. Studenti in vetta, premi alle gare nazionali. I ragazzi del Badoni, promossi ai Giochi Senza Frontiere di Matematica, fanno scuola anche nella campagna di mobilità sostenibile. Daniele De Salvo riporta insomma questo felice, insomma, positivo riconoscimento che hanno ottenuto due classi dell'Istituto Badoni. Hanno partecipato gli studenti di 12 classi in realtà a queste gare nazionali di matematica, che sono una sorta di giochi senza frontiere di numeri e formule, e l'hanno spuntata su tutti i ragazzi e le ragazze della terza BI del corso di informatica, seguiti da Gennaro Franco, e di terza BMM di meccanica del professore Saulo Sangalli. Complimenti naturalmente ai ragazzi e le ragazze coinvolti. L'articolo completo lo trovate a pagina 7 della sezione Alta Lombardia del Giorno. E chiudiamo la rassegna stampa di oggi con lo sport, perché non solo di calcio si parla, ma anche e soprattutto di atletica. Besana e Maggi convocati agli europei under 23. Veronica in gara nei 100 ad ostacolo, farà l'esordio in batteria venerdì 14 con Ionen domenica 16 sui 10.000. Il pezzo lo trovate a pagina 46 nella sezione sport della provincia di Lecco, e racconta appunto queste due atlete dell'Atletica Lecco Colombo Costruzioni, che sono tra gli 82 azzurri convocati per gli europei under 23. Anche qui naturalmente il nostro in bocca al lupo alle due giovani, che appunto si appresteranno a effettuare le loro gare il 14 e il 16 luglio prossimi. Questa era l'ultima notizia di oggi, grazie ad Alessandro Perego in regia. Noi come sempre ci vediamo domani per un'altra puntata della nostra rassegna stampa. Grazie, arrivederci. Good morning, Lecco.